mi rallegrai quando mi dissero: a te scioglierò i miei voti, andremo nella casa del Signore, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, o Gerusalemme. È questo uno dei due salmi scelti per il 50° anniversario di professione religiosa di madre Tecla Giannubilo, superiora generale dell'Istituto delle Suore Francescane di Sant'Antonio e di Suor Leonilde Gaudiano. Nella Basilica di Sant'Alfonso di Pagani tanti fedeli hanno partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi Nocera-Sarno, Giuseppe Giudice. Con il sottofondo speciale dell'ensemble del coro polifonico alfonsiano diretto da padre Paolo Saturno, la serata di ieri è stata emozionante non solo per le due suore, ma anche per i tanti che hanno partecipato allo straordinario evento religioso. Che bella questa celebrazione, bello questo ringraziamento, perché 50 anni di fedeltà alla vita religiosa sono tanti anni e sono anche un invito per i giovani a diventare oggi nuovamente protagonisti della vocazione, ad accogliere la vocazione come dono di Dio, ma poi diventa un impegno, e le due suore hanno testimoniato nella loro vita, nel loro istituto, suore francescane di Sant'Antonio, nel ministero, servizio dell'educazione, ciò che il Signore ha donato loro. Ecco, questa celebrazione è stato un canto di gratitudine e di ringraziamento al Signore e a tutti coloro che hanno contribuito alla vocazione. Speriamo che con tutti questi segni Pagani possa riprendere la sua vocazione di città della religiosità e della pace. Avrei mai immaginato che il popolo di Pagani avesse manifestato in me una gratitudine, una stima e la partecipazione soprattutto alla mia gioia, perché per me vivere la vita consacrata è stata sempre una grande gioia, e non è una gioia che si prova solo in queste occasioni, ma ogni giorno della vita.